E anche nel nostro territorio. L'ho detto la settimana scorsa a Cagnano Varano, ci sono troppe armi in giro. Dobbiamo avere il coraggio di metterle da parte e di rinunciarci. Lo stesso valore, lo stesso strumento di cui le armi sono fatte, possono diventare invece oggetto di sviluppo, di lavoro, di pace e di bene comune. Questo è il desiderio di Dio, questo è quanto l'Avvento ci promette e ci dice che è possibile realizzare. Sull'esempio di Padre Pio iniziamo allora questo percorso del nuovo anno liturgico con il desiderio che si compia in noi un vero progetto di pace e di amore, e in questo modo sappiamo riconoscere il volto del Signore che stiamo cercando tutti, e riconoscere questo volto del Signore sul volto dei fratelli e delle sorelle, incominciando da quelli che ne hanno più bisogno, perché in sofferenza ed in difficoltà. Così sia.